Nando Maione, vice coach della Top Secret. Nando, sabato sera la squadra giocherà l'ultima partita del girone azzurro di Supercoppa contro Capo d'Orlando. Ti chiedo di presentare i nostri prossimi avversari. Allora, Capo d'Orlando è una squadra molto giovane, dove i suoi punti di forza sono sicuramente l'entusiasmo, il correre, e quindi noi dovremo essere bravi a limitare la loro run and jump, uno contro uno di un americano, il loro americano che è un rookie ma con molto talento in attacco, Jordan Floyd. Nel complesso una squadra comunque da tenere d'occhio. Noi come al solito ci stiamo preparando, il coach sta preparando insieme a tutti i giocatori la partita in una maniera meticolosa, e per non farci trovare impreparati a niente, su niente insomma. Per te la prima esperienza qui con il club, già durante l'estate hai lavorato tanto con Tatu Ebeling e non solo, ti chiedo come ti stai trovando in questa nuova avventura. Mi sto trovando benissimo, grazie al coach, allo staff, insomma a tutti i giocatori. Mi sto trovando veramente a mio agio, sto imparando ogni giorno cose nuove, massima disponibilità, anzi a volte mi sopportano perché magari chiedo qualche cosa in più, e quindi però loro sempre disponibili, è un motivo di crescita ogni giorno per me questo, e infatti ringrazio ancora società, staff, tutti per questa opportunità insomma. Durante l'estate hai fatto un lavoro prezioso anche di scouting di giocatori americani e anche di giocatori italiani. Ti chiedo quanto ti è servito quel lavoro e se è un lavoro che stai continuando anche adesso che a breve la stagione comincerà veramente. Certo, il lavoro di scouting intanto tengo a precisare che è sempre un insieme, perché è sempre un aggiornarci, perché io, Spiro, Marco, insomma con John, sempre 24 ore su 24 sul pezzo, e ancora adesso prosegue. Abbiamo fatto un database in continuo aggiornamento, e quindi siamo sempre sul pezzo per qualsiasi evenienza, o comunque essere pronti poi eventualmente a riconoscere dove sono andati i giocatori insomma.